tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi dei nuovi rossetti Mulac Cosmetics, i nuovi Metal Matte Groovy Lipstick. Il finish metallico è estremamente di tendenza in questo momento, si impone sicuramente come uno dei trend del 2017 e quindi Mulac Cosmetics, per restare al passo coi tempi, e dobbiamo ammettere che se c'è un brand attento alle ultime tendenze è sicuramente Mulac, ci propone quindi questi rossetti metallici dal finish opaco. Sono tre, si chiamano Vintage, 90s e Burlesque, e vanno ad aggiungersi agli altri Groovy Lipstick, quindi Queen, Rudolph, Candy Cane e Groovy, e ne mantengono intatte le preziose caratteristiche, long lasting, vegani e con un inci che miscela un'alta percentuale di ingredienti naturali con una minima parte di pigmenti sintetici necessari per rendere intense le colorazioni. Ora, Mulac sostiene che grazie al sottotono caldo anche di questi Groovy Lipstick sono rossetti, insomma, che si adattano a tutte le carnagioni. Su di me, in realtà, come abbiamo visto, insomma, già nel passato, insomma, in tanti video, ci sono dei rossetti che Mulac descrive come dei colori che Mulac descrive come caldi, che su di me appaiono decisamente più freddi che caldi. Ora, il prezzo di questi rossetti di listino è di 11,90 €. Io li ho pagati un po' di meno perché ho sfruttato lo sconto legato al lancio, quindi lo sconto del 10%, che purtroppo è durato solo pochi giorni, e quindi li ho pagati 10,71 € per uno. Ora, si tratta quindi di rossetti metallici dal finish opaco. Dicevamo che il pack di questi rossetti, dovevo mostrarvi il pack dei rossetti che riprende quindi anche in questo caso quello dei Groovy Lipstick, quindi abbiamo un cartoncino esterno amaranto e poi questo è il pack del rossetto, quindi è nero, squadrato, opaco, con il tappo con una decorazione floreale damascata in rilievo ad effetto lucido e il logo Mulac invece in bianco. E i rossetti dei metallici dal finish opaco in realtà per Mulac non sono una vera e propria novità, perché già tra i Groovy esiste un rossetto appunto del genere, che è Candy Cane, che è questo bellissimo, devo fare un attimino piano perché purtroppo mi si è spezzato alla base, è questo bellissimo fucsia violaceo, decisamente scuro, con delle perlescenze rosa fucsia all'interno. Ora, una premessa, una considerazione importante che riguarda in generale i rossetti dal finish metallico è che si tratta praticamente dei rossetti che evidenziano, mettono proprio, esaltano in negativo ovviamente, quindi mettono in evidenza, accentuano tutte le pellicine, insomma le pieghette delle labbra, e quindi se già si consiglia con i rossetti classici opachi di bene le labbra prima dell'applicazione, diventa ancora più importante esfoliare e idratare bene le labbra prima di applicare un rossetto dal finish metallico. Vi dico subito che le mie prime impressioni su questi rossetti, dopo averli utilizzati un paio di giorni, pur con delle distinzioni tra le tonalità che adesso vi dirò, sono assolutamente positive. Questo perché questo finish metallico è assolutamente delicato, non eccessivo, non invadente, è un effetto metal assolutamente discreto, che si vede più negli swatch dei rossetti che non quando poi sono applicati praticamente sulle labbra, quindi questa è una caratteristica che a me piace molto perché aggiungono giusto un po' di riflessi e di tridimensionalità alle labbra. Mi piacciono perché, mi stavo avvicinando giusto per farvi capire cosa intendo, e mi piacciono perché sono, diciamo, dei rossetti di tendenza, ma nello stesso tempo risultano decisamente portabili. Ora, una cosa importante, insomma, che vi volevo dire è che per quanto mi riguarda questi rossetti, con questi rossetti si ottiene l'effetto ancora più bello e se si abbina ad un trucco occhi completamente opaco, perché in questo caso si va un po' a bilanciare il tutto e a rendere l'effetto finale più discreto ed elegante. Per darvi comunque un'idea chiara delle tonalità e anche della portabilità di questi rossetti, perché in tante mi siete sembrate un po' spaventate dall'idea di questo rossetto, diciamo, dall'effetto metallico, ve li voglio mostrare tutti sulle labbra abbinati quindi a delle matite, e vorrei cominciare da quello che indosso, che è indubbiamente il mio preferito tra i tre nuovi Metal Matte Groovy Lipstick, che porta il nome di Vintage, che mi è anche simpatico perché, come dico sempre, è vintage come me. Il colore viene descritto come un marrone terracotta metallico grazie all'aggiunta di perle finissime argentate. Il suo colore nude più il finish metallico più il sottotono caldo, dice Mulac, rendono questa tonalità adatta praticamente ad ogni carnagione e originale al contempo. Vi dico subito che io sono già letteralmente innamorata di questo rossetto, cioè per me è veramente una vera meraviglia.
Ora, mi piace tantissimo la texture di questo rossetto perché ha una texture corposa, scorrevole, vellutata sulle labbra, molto confortevole. E poi, come vi dicevo, questo finish comunque metallico non è assolutamente eccessivo. Io lo vedo giusto se mi avvicino e guardo le labbra, insomma, un po' da vicino. Forse resterà deluso chi si aspettava un effetto molto metallizzato, però per quanto mi riguarda, insomma, sono sicuramente più contenta così. E quindi questo è il colore di Vintage, che in realtà non mi sembra molto terracotta, ad essere sincera, insomma, non lo vedo così un classico terracotta aranciato. Mi sembra più un marrone rosato, sicuramente medio scuro, un colore intenso, caldo di base ma comunque raffreddato da queste pearlescenze argentate che sono all'interno, e con un tocco anche di malva all'interno. È una tonalità decisamente particolare. Infatti vi dirò che ho sbocciato forse 100 matite per questo rossetto, e alla fine l'unica che ho trovato che mi soddisfa e che poi infatti ho abbinato è purtroppo una matita di una limited edition, ed è la numero 02 Pretty Mauve della limited edition Rebel Romantic di Kiko, che per quanto mi riguarda è una delle ultime belle collezioni di Kiko del 2015. Questa è la matita, quindi si chiama 02, quindi Pretty Mauve, e come potete vedere si abbina alla perfezione, perché trattasi anche in questo caso di un marrone rosato con un tocco quindi di malva all'interno. Ora, in effetti ci somiglia anche il rossetto chiaramente della collezione, quindi 02 Pretty Mauve, ve lo voglio comunque mostrare perché è un rossetto che avete in tantissime, che è un rossetto splendido, però comunque è diverso da Vintage, perché in questo caso si tratta comunque di un rossetto che ha una texture comunque cremosa, quindi non ha un finish opaco e non ha nemmeno nessun effetto metallico, quindi metallizzato. Ora, questo rossetto quindi Vintage è sicuramente un colore perfetto per ogni carnagione, è davvero un passepartout adatto ad ogni occasione, a tutti i tipi di make up, un rossetto estremamente portabile, il mio preferito. E quindi se dovessi consigliarvi uno di questi nuovi metal matte groovy lipstick, io vi consiglierei sicuramente Vintage. Comunque vado ad indossare la seconda tonalità. Questo che indosso invece è 90s, che viene descritto quindi come un bronzo metallico grazie all'aggiunta di perle finissime dorate. Questo è il colore visto nello stick, e adesso vado ovviamente subito a farvi lo swatch. Il colore e il finish rendono questo rossetto sicuramente originale e nel contempo in puro stile anni 90. Vado ad avvicinarmi per mostrarvi quindi il colore swatchato. Allora, questo qui è sicuramente il rossetto più metallico dei tre, è quello che ha un effetto metal più evidente, ed è anche il colore più particolare, quindi sicuramente più stravagante, diciamo più eccentrico. Quindi sicuramente se non amate, se non siete abituate al finish metallico, questo sicuramente come primo non ve lo consiglio. Ha anche una pigmentazione un po' inferiore rispetto agli altri, diciamo che sono necessarie 2-3 passate per una coprenza un colore pieno e intenso, e in più è anche quello che ha la texture un pochino più asciutta rispetto agli altri, quindi diciamo che tende un pochino di più a mettere in evidenza le pieghette delle labbra. Il colore di base però è sicuramente bellissimo, e non so se si nota, ma più che un classico bronzo è un bronzo ramato. Si nota per esempio se lo mettiamo per esempio a confronto di nuovo per esempio con Bronze Shimmer di MAC, che è questo rossettino qui, che è davvero un bronzo dorato dal finish frost, eccolo qua. Si nota quindi, appunto, come vi dicevo, che il rossetto Mulac è più un bronzo ramato. Questo rossetto di MAC è un rossetto che io ho già acquistato da più di un anno, e a me piace molto. Lo so che è un po' strambo, insomma non è sicuramente un rossetto adatto per look naturali, però a me piace molto, indossato in estate con degli ombretti opachi dai colori intensi sugli occhi, tipo il turchese, il blu, il verde acqua, insomma l'abbinamento mi piace davvero tantissimo con la pelle abbronzata. Somiglia di più infatti il colore del rossetto nuovo Mulac, quindi di 90s, a questo altro rossetto bellissimo di Line Crime. Bellissima la confezione, un attimo che l'ho già aperto ma ve lo voglio mostrare. Questo è uno dei perlis di Line Crime, stupendo questo pack floreale. Sono dei rossetti che a me piacciono molto, e questo è il colore Gemma, che viene appunto descritto come un rame brillante, e infatti si avvicina sicuramente più di quello MAC al colore di quello del rossetto Mulac.
Anche se in realtà questo è più intenso, più scuro, più ramato, come potete vedere, più aranciato, e devo dire anche a livello di formulazione è diverso, perché comunque è più pigmentato e anche più diciamo, cremoso, quindi più confortevole sulle labbra. Ora, questi rossetti comunque di Line Crime, a titolo informativo, vi dico che io li acquisto sul sito inglese lovemakeup.co.uk e costano circa 16 euro. Ora, con che cosa ho abbinato il rossetto 90s di Mulak? Con questa matitina di Astra, è la numero 38, sì, 38, si chiama Bronzé, è questa. Vado ovviamente a fare praticamente lo swatch e direi che sta benissimo con il rossetto Mulak. In realtà la matita è leggermente più marroncina e meno aranciata, come potete vedere. Siamo un po' distanti, vediamo se li mostro vicino. Siamo, diciamo, siamo lì come colorazione, anche se ci sono delle differenze, insomma, non è identica, però direi che stanno bene insieme. Questo è l'abbinamento sulle labbra e questi sono i due colori vicini. Quindi questa è la matita di Astra e questo è il rossetto Mulak. Si tratta quindi di una matita che ha un costo di 1,50 euro, credo, ed è facilmente reperibile. Quindi eventualmente, insomma, potreste provare la matita e vedere se vi piace, quindi l'effetto comunque di questo colore sulle vostre labbra, quindi prima di procedere all'acquisto del rossetto, che comunque è anche lui molto bello. Vado ad indossare l'ultimo dei Metal Matte Groovy Lipstick. Infine, questo è Burlesque, che viene descritto come un color ciliegia metallico grazie all'aggiunta di perle finissime rosate. Il colore intenso e il finish, quindi metallico, rendono questo rossetto, questa tonalità sensuale, adatta ad un look serale e in puro stile anni 90. Vi faccio subito lo swatch di questo rossetto bellissimo, che in realtà io non volevo prendere, ma non perché non lo ritenessi bello, ma perché non è un colore comunque adatto a me. Insomma, io poi alla fine queste colorazioni non le vado ad utilizzare, anche se sono sicura che è un colore che piacerà invece a tantissime di voi. Ora, perché l'ho acquistato? Perché praticamente le spese di spedizione erano gratuite spendendo 30 euro e quindi, insomma, ho preferito prendere quindi tutti e tre i rossetti anche per il piacere, quindi di mostrarvelo, piuttosto che andare a spendere 4,90 euro di spedizione. Ad ogni modo, è un colore bellissimo, veramente di una bellezza estrema, lascia senza fiato questo rossetto. Io quando l'ho sbocciato davvero sono rimasta con la bocca aperta, perché è davvero stupendo, è pieno, è vibrante, è intenso, è questo fucsia rossastro che appare praticamente più o meno rosso a seconda della luce, è sicuramente scuro, quindi intenso, e direi freddo su di me, davvero stupendo. Cioè, per se amate questo tipo di tonalità, veramente non potete non considerare l'acquisto di un rossetto come questo, che oltretutto ha una texture sempre corposa, vellutata, piacevole proprio sulle labbra, estremamente pigmentato, e anche in questo caso direi che il finish metallico non è eccessivo, invasivo. Io vedo giusto diciamo, da vicino questi riflessi, praticamente queste perlescenze rosate in superficie, quindi un effetto metallizzato estremamente piacevole, almeno per quanto mi riguarda. Con che cosa l'ho abbinato? Con una matita di MAC, che è la Beat, che viene descritta quindi come un vivid reddish pink, e direi che è perfetta per questo rossetto. Guardate qui che bell'abbinamento, sono proprio soddisfatta. Ora, un altro rosso metallizzato è anche Moulin Rouge di Nabla, che però è decisamente diverso. Ve lo mostro giusto perché magari vedendoli vicini riuscite ancora meglio a valutare la tonalità del rossetto nuovo di Mulak, perché Moulin Rouge è invece un rosso decisamente invece caldo, un rosso ruggine, quindi questo rosso ramato, caldo, quindi di base, con queste perlescenze invece, questi riflessi arancio, quindi sono due rossi stupendi, ma sicuramente molto molto diversi. Ora, questo rossetto, quindi sempre burlesque, è anche un rossetto che tende a tingere le labbra, quindi le labbra rimangono colorate anche dopo la sua rimozione, però in modo uniforme, quindi è piacevole. Ora, per concludere quindi questo discorso su questi rossetti, il mio preferito, quello che preferisco meno in realtà, è sicuramente, come vi dicevo, quello bronzo, perché comunque ha un effetto, un finish quindi più metallico, che quindi è questo, giusto per ricapitolare, che ha quindi un effetto comunque più metallizzato, una texture più asciutta, che mette più in evidenza le pieghette praticamente delle labbra.
Mentre trovo splendide le altre due colorazioni, quindi sia burlesque che vintage, quindi che è questo, sono veramente portabili e con questo effetto metallico assolutamente piacevole, insomma non è, come vedete, insomma non fanno effetto metallo fuso sulle labbra, insomma si tratta di un tocco metallizzato e davvero ben bilanciato, insomma discreto, per me assolutamente portabile. E quindi se volete provare, vi incuriosisce o già amate questo finish, questo effetto così di tendenza, sicuramente vi consiglio di provarli. Tra le due tonalità, tra vintage e burlesque, sicuramente vi consiglio vintage più che altro perché è decisamente una tonalità più sfruttabile, quindi più portabile, più adatta ad un utilizzo quotidiano. Io comunque, come sempre, spero di esservi stata utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.